quasi 300 iscritti per l'edizione 2012 della Sterrata, la Gran Fondo che assomiglia alla Parigi-Roubaix e che va in scena da 2 anni sulle colline del Triangolo d'Oro Arezzo-Firenze-Siena, tra i boschi e le strade bianche che formano un paesaggio davvero unico al mondo. La Sterrata, che deve il suo nome ai 5 settori di strada bianca che la caratterizzano, è valida come sesta prova del circuito del cuore. Partenza alle ore 8 dal centro del paese di Bucine. Proprio sotto il palazzo comunale si avviano lentamente gli atleti che hanno avuto il coraggio di cimentarsi in una delle gare più insolite e massacranti del panorama ciclistico nazionale. I primi 3 chilometri si percorrono ad andatura controllata e gli atleti ne approfittano per scaldare i muscoli. Una buona pratica, visto che il via ufficiale della Sterrata quest'anno è collocato proprio a ridosso della salita di Levane. Mauro Falsetti, patron della Cyclimair, società organizzatrice della Sterrata, ha piazzato volutamente questo breve tratto in ascesa proprio in avvio di gara, allo scopo dichiarato di provocare subito una scrematura del gruppo in vista del primo tratto non asfaltato. La strada bianca di Montozzi mai era stata inserita nel tracciato di manifestazioni ciclistiche e così il primo settore della Sterrata 2012 rivela all'improvviso le sue difficoltà. Michele Cartocci, fresco della vittoria ottenuta 7 giorni prima ad Arezzo, prende subito la testa per evitare cadute e brutte sorprese, mentre dietro di lui caracollano centinaia di maglie che per la prima volta coprono di chiazze colorate il bianco accecante dell'antica strada che porta a Poggio Bagnoli. Coraggio ragazzi, oggi ben altre salite e ben altri tratti di Sterrata vi attendono. La cartina altimetrica in effetti è da brivido. Sono 132 i chilometri in programma nel tracciato più lungo della Gran Fondo, mentre il percorso più breve si attesta sulla distanza degli 85 chilometri. Per quanto riguarda i settori di sterrato, sono 3 i tratti di strada bianca che tutti gli atleti devono affrontare. Il settore numero 1, proprio quello di Montozzi, supera di poco i 4,5 km con 250 metri di dislivello. Più o meno la stessa distanza, ma più ondulato, il secondo settore, quello di Ciggiano, collocato dopo 37 km di corsa, e poi l'ascesa di Gargonza, con pendenze massime all'8%, collocata nel terzo settore dopo 58 km di gara. È questa l'ultima fatica, per i mediofondisti invece è solo un aperitivo di polvere e fatica per quanti optano per il tracciato lungo della Gran Fondo, che prevede in aggiunta altri 2 tratti di sterrato. Il settore numero 4, che comprende i 5 km pianeggianti di Rapale, piazzati al chilometro 87, e infine il terribile settore numero 5, quello di Arceno, collocato al chilometro 108, che comprende nel finale la salita di Monte Benichi con pendenze massime del 15%. Dal primo tratto di sterrato la testa del gruppo esce già suddivisa in vari gruppetti che nel giro di qualche chilometro si ricompongono per formare un drappello composto da 11 uomini: Michele Cartocci e Samuele Bennati della Cavallino, Nicola Roggiolani del Biking Team, Milo Burzi, Luca Dolmini e Lorenzo Bernardini del Team Pasquini, Matteo Cipriani della Monte Vettolini, Massimo Cheli del Cicli FF, Daniele Paoletti della Sport Loda, Franco Vallone della Cyclimair e Alessandro Grazzini della Gaudenzi. Gli 11 vanno via con convinzione, accumulando un vantaggio di circa 1 minuto, quando il gruppo di testa transita da Badia Agnano. Alle spalle dei fuggitivi spunta Riccardo Ricci, seguito dopo una manciata di secondi da un gruppo di circa una ventina di unità che dopo qualche chilometro riagguantano il solitario Ricci.
prosegue invece la marcia degli undici sui tornanti della salita di San Pancrazio. I fuggitivi vanno su quasi a 30 all'ora, ma dalle retrovie riescono comunque a rientrare una decina di atleti. In cima allo scollino passa per primo Robin Torsoli del team Fausto Coppi, seguito da Luca Dolmini del team Pasquini. La discesa è insidiosa e ne fa le spese Franco Vallone della Ciclimair, che finisce a terra per un tamponamento in corsa. Così, dopo una trentina di chilometri, in testa alla gara viaggia un gruppetto di 25 unità, preceduto di poco da una coppia di temerari composta da Luca Dolmini e dall'arretino Francesco Magni. Lungo la salita che avvicina la Gran Fondo a Ciggiano, Magni e Dolmini provano a tenere a distanza di sicurezza il resto dei fuggitivi, ma ormai incombe il secondo pezzo di sterrato. Nel settore numero 2 passano in avanscoperta Cartocci, Cellai, Bernardini, Roggiolani, Magni, Cipriani e Milo Burzi. Ben presto si accoda ai primi anche il bravo Riccardo Ricci. Ora la sterrata percorre già la Val di Chiana e quando ormai sullo sfondo compare lo skyline di Monte San Savino, la distanza dei primi 8 dal gruppetto degli immediati inseguitori non supera i 20 secondi. Eccoci ormai al terzo settore di sterrato, il tratto che contiene le asperità di Gargonza. A metà salita Roggiolani produce il massimo sforzo per selezionare il gruppetto. Tra quelli che provano a resistere c'è il solito Cartocci, seguito anche da Ricci, mentre dietro sale più in difficoltà Milo Burzi. Quando il tratto di Strada Bianca sta per finire, le posizioni di testa sono abbastanza definite. Roggiolani, che veste la maglia rossa di leader di categoria del Circuito del Cuore, viene raggiunto da un altro leader del cuore, Riccardo Ricci. I due arrivano insieme al culmine della salita, laddove si scorge sullo sfondo l'antica sagoma del castello di Gargonza. Dietro di loro, a poca distanza, sale di buona lena un terzetto composto da Matteo Cipriani, Michele Cartocci e Alessandro Cellai. Il ricongiungimento tra i due di testa e il terzetto degli inseguitori avviene quando ormai la sterrata è tornata a correre sul nastro di asfalto. Per i cinque battistrada ormai c'è solo da attendere la divisione dei percorsi programmata al bivio di Ambra per individuare gli ultimi e definitivi protagonisti della Gran Fondo e della Medio Fondo. Ricci e Roggiolani, le due maglie rosse dal leader del cuore, scelgono il tracciato più breve e si avviano verso il traguardo di Bucine. Per loro gli ultimi chilometri della sterrata diventano una vera e propria passerella ad alta velocità. La coppia mostra un ottimo accordo, girando con regolarità nei cambi, ma la vera intesa tra i due si manifesta all'ultimo chilometro, quando Ricci e Roggiolani alzano contemporaneamente le braccia passando insieme sotto l'arco di arrivo. La vittoria va ufficialmente a Riccardo Ricci. Alla deviazione siamo rimasti in due, sono stati decisivi i tratti di sterrato che hanno fatto una grossa selezione. Tre tratti duri, lunghi, soprattutto l'ultimo ha fatto la differenza, dove siamo venuti via insieme e poi si sono aggiunti tre corridori. Aniola è un amico, ha vinto settimana scorsa, io ho fatto terzo, stavolta è andata bene a me. Non meno soddisfatto Nicola Roggiolani, vincitore morale insieme a Ricci della Medio Fondo della sterrata. Quando la corsa fila via liscia in questo modo, tutto va bene, non ci sono stati incidenti, quindi vale una vittoria sempre quando si arriva. Tra le donne, la tedesca Monica Voss gioca praticamente in casa, abitando ormai da tempo a Palazzolo. Abituata alle insidie della mountain bike, le strade della sterrata diventano per lei una corsia preferenziale verso il successo. Mi sono trovata benissimo oggi, sì. Poi sono stata fortunata che non ho forato, perché ho visto qualcuno anche forato oggi, anche una sfortuna, diciamo. Tu mai hai forato? No, per fortuna, perché io ho tubolari, sono collati.
quando foro sto a piedi per dire. Sei bella, brava e fortunata. Ma spero. Mentre a Bucine si festeggia, sulle colline del Chianti continua l'odissea di chi ha scelto il tracciato più lungo della sterrata. Michele Cartocci, che al bivio di Ambra era rimasto in compagnia di Cipriani e Cellai, decide di tentare l'impresa solitaria attaccando sul penultimo tratto di sterrato, quello di Rapale. L'atleta del Cavallino resiste bene da solo al tentativo di riaggancio da parte degli ex compagni di fuga. Al passaggio dalla colonna del Grillo, Cartocci mantiene un minuto di vantaggio su Cipriani e Cellai. Ma l'atleta aretino mostra un passo decisamente superiore e quando transita da Castelnuovo Berardenga è chiaro che la partita per la vittoria finale della Gran Fondo è ormai chiusa. Ma la sua cavalcata solitaria nello splendido scenario di Arceno è un'immagine di altri tempi da non perdere. E poi l'arrampicata a Monte Benichi, con le sue pendenze impossibili, rende l'impresa di Cartocci ancora più esaltante. Più che giustificato quindi il suo entusiasmo al momento dell'arrivo sotto il palazzo comunale di Bucine. Diciamo che il finale della Gran Fondo era veramente impegnativo. Sono andato via sulla penultima salita, però mancavo ancora tanti chilometri. Sinceramente all'inizio non ci credevo nemmeno io, però poi ho detto ormai sono fuori e proviamoci. È andata bene. Hanno trovato 6 tratti veramente impegnativi e difficilissimi. Abbiamo fatto già la selezione sul primo tratto sterrato, infatti siamo andati via subito il gruppetto dei migliori. Poi sono rientrati, però sono qualcosa di veramente da provare, è una cosa ganza, una cosa da provare. Non da meno l'impresa di Flavia Stivari, la ragazza di Riolo Terme, giunta in Toscana proprio per sfidare quelle strade bianche intraviste più volte nelle gare dei professionisti, trova la forza e il coraggio di portare a termine da vincitrice la Gran Fondo nonostante i numerosi salti di catena patiti. Ma la figlia di un meccanico non ci pensa due volte se c'è da sporcarsi le mani pur di ripartire. È la prima volta che facevo questa gara ed è stupenda, è bellissima. Mi piace come zona, non avevo mai fatto sterrato in vita mia, quindi non ho mai fatto mountain bike. E mi sono appassionata alle vostre zone con la gara dei professionisti, l'Eroica, visto che sono venuta a seguire per 2-3 anni. E ho sempre detto che volevo tornare, mi è capitato di vedere il volantino della sterrato, ho detto vado. Con l'obiettivo di finirla, invece è andata benissimo perché stavo proprio bene. Poi mi sono stupita di come vado sullo sterrato. Complimenti anche per l'organizzazione perché c'erano tanti ristori, io sono rimasta da sola l'ultima parte, quindi ho avuto l'acqua anche grazie a chi c'era lungo la strada, quindi grazie veramente. Visto il grande successo delle due edizioni della sterrata, il comune di Bucine sta ora pensando di sfruttare in chiave turistica questo enorme patrimonio di strade bianche. L'assessore allo sport Luca Pianigiani annuncia per l'occasione la nascita di una ciclopista davvero particolare. Abbiamo firmato un mese fa un protocollo d'intesa che prevede con il comune di Castelnuovo Berardenga e le province di Siena ed Arezzo, che prevede la realizzazione di una ciclopista tutto su strade bianche che da Levane raggiungerà la mitica strada dell'Eroica. Quindi diciamo che la sterrata è proprio una di quelle azioni che va a promuovere quello in cui crediamo, quindi lo sport non solo come attività fisica ma anche come evento turistico, quale è questa gara, lo sport anche come evento ambientale e ovviamente evento ecologico. Ed è il delizioso teatro di Bucine che riesce a creare lo scenario giusto per la festa finale dell'edizione 2012 della sterrata. Sul palco sfilano prima le maglie dei leader del circuito del cuore e poi l'apoteosi con tutti i vincitori, eroi per un giorno di una corsa senza tempo.